Buondì ragazzi, oggi un nuovo video. In questo video vi faccio vedere cosa c'è all'interno della mia borsa da pallavolo. Ho preso spunto da questo video da un altro canale YouTube inglese di pallavolo. Questo canale ha 14.000 iscritti ed è un canale di pallavolo ed è l'unico che tratta video vlog sulla pallavolo che ho trovato su YouTube. In Italia non ce ne sono ancora, ma sono l'unico. Quindi, motivo in più per iscriverti. Detto ciò, vedendo che quel video ha fatto anche abbastanza visualizzazioni, non so come possa interessare, ma io ho deciso di fare un video simile. Quindi, che cosa c'è all'interno della mia borsa? Andiamo a scoprirlo. Questo è il magico borsone con cui mi alleno. Iniziamo dalla tasca esterna. Possiamo trovare shampoo per fare la doccia e deodorante. Poi, una penna nel caso dovessi scrivere qualcosa, un fischietto se casomai servisse un arbitraggio, che mi fanno schifo i fischietti che ci sono in giro, magiche cuffiette pronte a convenienza sempre in borsa, ramini, chewing gum dispersi dentro la borsa, la tessera per fare la doccia, perché dove mi alleno io le docce vanno pagate, del gel muscolare che può servire in caso di strappi o cose del genere, e gli integratori da mettere all'interno della borraccia, infine il portafoglio in cui tengo l'abbonamento del treno per andare all'allenamento. Passiamo all'interno. Per prima cosa abbiamo un ukulele. Anche scordato. Accappatoio per fare la doccia. Maglietta e pantaloncini della divisa nel caso in cui abbia una partita. Ginocchiere. No, non è vero, le ginocchiere non le uso. Ragazzi, a me le ginocchiere non piacciono. Ce le ho, ma non le uso. Perché io meno cose ho addosso, meglio è. Una magica bottiglia. Felpa per il riscaldamento. Pantaloncini per l'allenamento, la maglietta dell'allenamento e, cosa che molti si scordano, mutande e calzini di riserva. Ragazzi, quando vi fate la doccia non potete mettervi le stesse mutande schifose. Vi prego. E poi che schifo, cioè, bagnate e voi vi rimettete, beh, non lasciamo stare. Uno scaldacollo, molto importante in questo periodo invernale, qui quando esco si crepa di freddo. Uno scaldacollo può sempre tornare utile. E infine abbiamo un elastico. Utile per il riscaldamento, l'elastico è una cosa che vi serve sempre avere in borsa. Specialmente se siete reduci da un infortunio, l'elastico vi può veramente salvare la vita. Perché vi serve per riattivare i muscoli prima di una partita o di un allenamento. Infatti noi utilizziamo sempre un elastico prima di allenamento e prima delle partite, facendo esercizi specialmente per braccia e spalle. Vabbè, era vecchio. Le scarpe con cui gioco, ovviamente. Mizuno, vi sto facendo pubblicità, quindi voglio i cash. Brutto dimenticare la casa, vero Fili? Ultime ma non importanza, che evitano di prendere qualsiasi forma di funghi o verruche, le ciabattine. Che schifo fare la doccia senza ciabatte. Mi è già successo una volta e orrendo. Piuttosto usate i calzini con cui avete fatto allenamento. E niente ragazzi, il borsone finisce qui. Fatemi sapere cosa ci mettete voi dentro il borsone oltre queste cose, ma non penso che possiate mettere chissà che. Ah, aspettate un attimo, manca ancora un oggetto. Una chitarra elettrica. Lasciate un mi piace nel caso vi sia piaciuto questo tipo di video, anche se ne dubito. Però boh, hanno fatto tante visualizzazioni su quel canale, perché non sul mio? Se hai visto il video fin qui, scrivi nei commenti. Finito. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Seguimi anche sulla mia pagina Instagram, FerdiTrek. Faccio un saluto alla pagina Instagram Pallavolando e Volley fino alla fine, con cui stiamo per avere una sorta di collaborazione. Quindi andate magari a vedervele. Vi lascio sotto i link alla loro pagina. E ciao a tutti.